Bene, rieccoci qui. Allora, andiamo a continuare il nostro programma. Eravamo arrivati al punto in cui facevamo il ciclo nel quale acquisivamo i vari punti nelle varie giornate e dobbiamo andare a vedere subito dopo il nostro controllo se abbiamo perso, pareggiato o se abbiamo vinto. In questo caso usiamo lo switch. Quindi, la funzione switch che vi ho spiegato nel video precedente ci permette di analizzare una variabile, nel nostro caso analizziamo un vettore e in base appunto al caso specifico, cioè al risultato, al contenuto della nostra variabile presa in esame, il nostro programma segue varie parti di codice diverse, varie istruzioni. Quindi analizziamo Gigi nel caso in cui Gigi è 0, che deve fare? Deve incrementare il contatore delle sconfitte, quindi sconfitte uguale sconfitte più 1. Ok, qui vi ricordo che bisogna inserire il break che ci permette di uscire dallo switch. Ah, ho dimenticato le parentesi, come al solito. Non bastavano i punti e virgola, ora mi scordo anche le parentesi. Beh, ok. Poi, se il caso invece è 1, cioè se punti di Gigi, se il punteggio che abbiamo appena inserito è 1, vuol dire che abbiamo pareggiato. Pareggi. È pareggi? Sì. Uguale pareggi più 1. Facciamo un break anche qua. L'ultimo caso è il caso 3, in cui incrementiamo quello delle vittorie. E gli mettiamo un break. Perfetto. Quindi a questo punto siamo a posto su questo fronte. Vediamo che altro ci manca. Penso che dovremmo andare a calcolare adesso i totali. Sì, il totale dei punti, no? Quindi, per il totale dei punti. Ah, intanto azzeriamo tot. Anzi, facciamo così, lo azzeriamo qua sopra, quando lo dichiariamo. Così evitiamo di scrivere un'istruzione in più. Una volta che l'abbiamo azzerato, andiamo a fare di nuovo un ciclo for, dove stava? Dove l'ho fatto il ciclo? Ah, non l'ho fatto il ciclo for, scusatemi. Ho saltato direttamente una parte del nostro programma. Bene. Anzi, no, che sto dicendo? Scusate, mi sto confondendo un secondo. Allora, ah no, il ciclo for era questo, ecco perché non lo vedevo. Eppure è scritto bello grande, eh. Al ciclo for si chiude dopo lo switch, giusto? Sì, perfetto. Ok, quindi dopo il nostro ciclo for, che è quello in cui andiamo a inserire in Gigi, scusatemi, in punti, i vari punti di ogni singola giornata. La singola giornata vi ricordo che è definita da Gigi, che è il contatore del nostro ciclo, e che ogni volta ovviamente aumenta. Quindi una volta che abbiamo messo tutti i punti, andiamo a vedere quanti ne abbiamo fatti in totale. Per fare questo facciamo un altro ciclo. Qui ci vuole la parentesi. Qui pure. Ok. Dov'è? Non l'hai, scusatemi, ma Gigi. Mi confondo sempre. Lo stesso identico ciclo di prima, solo che in questo ciclo andiamo soltanto ad aggiungere alla variabile tot punti. Quindi Gigi minore di partite, ok, e Gigi uguale Gigi più 1, ok, mettiamo le parentesi e qui ci scriviamo tot uguale a tot più punti di Gigi, ok. In questo modo ogni volta che il ciclo viene eseguito andiamo ad aggiungere nel nostro totale i punti di ogni singola giornata. Cos'altro ci rimane da fare? Abbiamo detto, fatemi pensare, abbiamo detto che vogliamo vedere quante vittorie e sconfitte abbiamo fatto. Esatto. Quindi, anzi no, prima abbiamo detto che vogliamo vedere quando abbiamo fatto la prima vittoria. Per fare questo ci andiamo a fare un bel ciclo while e nel ciclo while
nel ciclo while andiamo a fare una doppia condizione. La prima è che punti di Gigi, quindi punti di ogni giornata, devono essere diversi da 3. Cioè il ciclo verrà eseguito finché non verrà trovato appunto la prima vittoria. E questo ciclo deve essere ripetuto, deve essere eseguito finché ovviamente ci sono partite da analizzare. Scusate. Uffa, uffa, uffa. Cos'è che devo fare qui come secondo controllo? Abbiamo detto. Sì, GG minore di partite. Ok. Quindi, finché non trovo una vittoria e finché ci sono partite da analizzare, cosa faccio? Semplicemente incremento il nostro contatore. GG uguale GG più 1. Se poi facciamo un if, il nostro GG è arrivato al numero di partite senza trovare ovviamente nessuna vittoria, scriviamo che non ho vinto nessuna partita. Ok. Andelle. Mannaggia. Altrimenti vuol dire che una partita l'ho vinta. E andiamo a dirlo. Quindi cout. Prima vittoria ottenuta alla giornata numero GG più 1, ovviamente. Qui devo chiudere le virgolette prima. Ok. Perfetto. E direi che a questo punto l'ultima cosa che dobbiamo fare è dire che abbiamo, quanti punti abbiamo fatto. Quindi cout, facciamo un endelle per andare a capo. E in tutto il campionato hai totalizzato, e qui ci mettiamo tot punti. Bene, in teoria il nostro programma è finito. Proviamo ad eseguirlo, vediamo che succede. Oddio, che è successo? Ah, ho dimenticato il solito punto e virgola, mannaggia me. Qui invece, ah, non ho messo i due minore e minore. E stavolta finalmente parte. Ok, inserisci il numero delle partite che hai giocato. E diciamo che ho inserito, abbiamo detto, almeno una partita. Facciamo che ne ho giocate 3. Per ogni giornata inserisci 3 punti se hai vinto, 1 punto se hai pareggiato e 0 punti se hai perso. Alla prima giornata facciamo che ho vinto, alla seconda giornata ho pareggiato e alla terza ho perso. Nessuna partita vinta perché in tutto il campionato ho totalizzato 4 punti. Allora, devo aver sbagliato qualcosa al punto in cui vediamo le partite vinte. Dove sta? Vediamo un po'. Allora, se Gigi è uguale a partite, fatemi pensare 2 minuti. Ah no, 2 minuti non ce li ho. Ah, metto un attimo in pausa il video e riprendo subito. Ok, ho trovato l'errore. Semplicemente ci siamo dimenticati di azzerare Gigi dopo il ciclo in cui andavamo a vedere i punti totali. Infatti qui Gigi partiva già al massimo, quindi ovviamente questo ciclo veniva eseguito massimo una volta sola, e anzi non veniva eseguito proprio, e quindi ovviamente lui ci diceva che non avevamo vinto nessuna partita. Andiamo a rieseguire il programma, cerco di fare presto perché il mio tempo sta scadendo. Quindi come partite che ho giocato ne inserisco 5. Alla giornata numero 1 ho pareggiato, alla seconda ho vinto, poi ho vinto di nuovo, ho vinto ancora e poi ho perso. Dovrei aver fatto 10 punti. Allora, prima vittoria ottenuta alla giornata numero 2, vero. In tutto il campionato hai totalizzato 10 punti, ed è vero. Bene, ci vediamo nel prossimo video. Se avete dubbi chiedete sempre nei commenti, mi raccomando. A presto!